Ed ora lo sport, il basket, hanno dominato praticamente tutta la partita fino a poco dalla fine, ma Milano ha avuto la meglio anche questa volta e quindi per la Reyer è finita la corsa. E fino alla fine la Reyer ha lottato con tenacia e forza d'animo, senza mai mollare, da su, replicando i colpi di Milano. Gli Orogranata hanno condotto in vantaggio praticamente tutta la partita, fino a pochi secondi dalla fine. Poi però Milano li ha battuti per 2 punti, 80-82 il risultato finale. E così finisce una stagione che resterà nella storia per quanto di incredibile questa squadra ha saputo fare, sempre accompagnata dai suoi tifosi. Ce l'hanno in c***a grande come la casa! Voglio vedere se a Caserta ha scappati la stoppata del polacco da pallacanestro. Siamo stati a scappati l'anno scorso. E se svola via del tutto in campo e abbiamo perso 2-1. Abbiamo lottato fino alla fine e purtroppo non siamo riusciti, ma però va bene così. Bravi ragazzi per quello che ci avete dato e per tutto il campionato. Penso che la stagione è stata fantastica lo stesso. Comunque oggi la partita se la sono mangiata loro. Perché? Perché erano sopra di 11 punti a 2 minuti dalla fine. C'è amarezza, tanta delusione a fine partita, tra i giocatori, coach Mazzoni, il presidente Brugnaro che lo abbraccia e tutto lo staff per un match che sembrava ormai in mano alla Reyer proprio fino all'ultimo. Non si deve assolutamente immaginare che sia un'occasione sprecata, ma bisogna valutare questa come una grande partita, un grande playoff che ritorna, credo, dopo quasi 40 anni a Venezia. E quindi stiamo riaprendo un ciclo, stiamo rifacendo qualcosa. È evidente che dentro di noi ci sentiamo, insomma, che una delle due partite ce la saremmo meritata, questo è fuori di ogni dubbio. È stato un momento in cui alcune sconfitte ci avevano tolto un po' di quella serenità e invece in queste partite, in queste ultime partite, realmente abbiamo ritrovato la squadra vera, quello che abbiamo dentro e quando si finisce così veramente si dimostra che siano delle qualità umane speciali e quindi questi ragazzi hanno qualcosa di incredibile, obiettivamente non lo dimenticherò mai.